Presentata stamani a Palazzo del Carmine, la delibera con cui la Giunta Municipale ha approvato lo schema di protocollo d'intesa tra il Comune di Caltanissetta e le associazioni animaliste per la collaborazione alla prevenzione del randagismo, la promozione dell'adozione dei cani randagi e del benessere degli animali d'affezione. Presentati anche il nuovo bando per l'affidamento del servizio di ricovero dei cani randagi da parte del Comune Niseno e il servizio ausiliario di vigilanza e controllo che sarà attivato in via sperimentale con le associazioni animaliste ed in particolare con le guardie ecozoofile. Alla presentazione sono intervenuti, oltre al sindaco Giovanni Ruvolo, l'assessore Felice Dierna, i dirigenti comunali Giuseppe Intille e Giuseppe Dell'Utri ed il comandante della Polizia Municipale Diego Peruga. Allora, un piano d'azione vero e proprio, quello messo in campo dall'amministrazione comunale per cercare di debellare un fenomeno annoso e complesso, quello del randagismo. Sì, abbiamo cercato di prima di tutto pensare al benessere degli animali, dei cani in questo caso, dei gatti, ma anche delle persone. È importante prima di tutto cercare di stimolare all'adozione che è un meccanismo che ci consente di liberare i cani dal canile, perché l'amministrazione non crede che la soluzione definitiva sia tenere un cane in un canile. I cani devono stare con l'uomo in condizioni di benessere, di ottimale convivenza con le persone. Quindi abbiamo dato un incentivo di 460 euro per coloro i quali dal canile prendono dei cani che diventano tutti gli effetti cani padronali. Dall'altro lato avvieremo una manifestazione di interesse per individuare delle guardie zoofile che possano affiancare la polizia municipale per tutto quello che riguarda i controlli delle microcippature, il controllo delle deiezioni canine, con la possibilità di aumentare il livello di controllo in questo ambito, perché effettivamente non è civile continuare a sopportare tutte quelle condizioni in cui i cani padronali non vengono affiancati e assistiti per evitare che le deiezioni vengano abbandonate. Tutto questo in un contesto in cui gli uffici stanno predisponendo una nuova gara per l'affidamento del canile, in cui anche lì è fortemente spinta la logica dell'adozione. Quindi ci sarà una premialità nei 3 anni per ridurre il numero dei cani in canile, perché il gestore si impegna anch'esso a Ricordiamo, aumentare. sono 420 e nei 3 anni dovrebbero diventare 320. 320, esatto, è proprio questo il senso. Che appunto ha come obiettivo prima di tutto togliere i cani dal canile e portarli in condizioni appunto di benessere migliore, secondo, ridurre i costi per l'amministrazione. Il fenomeno nella città è presente. Nell'ultimo anno si è puntati prevalentemente in processi di cattura degli animali randagi, controllo presso la struttura convenzionata, microcippatura dell'animale, sterilizzazione dell'animale e, qualora le condizioni lo hanno consentito, la rimissione dello stesso, secondo un protocollo che la legge regionale prevede quando la capacità recettizia della struttura comunale è diciamo, esaurita, è completa, quello che si è verificato l'anno scorso. Questo ci ha consentito di diciamo, sterilizzare un gran numero di animali. E sappiamo che il fenomeno è molto presente e per contrastare il fenomeno del randagismo, alla scadenza del contratto con la struttura convenzionata si è programmato un nuovo bando che ha degli elementi innovativi rispetto al passato, in quanto chiede una compartecipazione attiva all'operatore economico nel gestire il fenomeno e nel ridurre la presenza degli animali presso la struttura attraverso meccanismi di incentivi e disincentivi. A fronte di questo, l'amministrazione ha ritenuto con una delibera di giunta di promuovere 3 iniziative ulteriori, un protocollo d'intesa con le associazioni animaliste per una maggiore collaborazione nel contrastare il fenomeno e anche monitorare il fenomeno. Un'altra azione che attraverso degli incentivi economici a chi si accinge ad adottare un animale e un'ulteriore misura
natura che attiene il controllo attraverso il coinvolgimento delle guardie zoofile in azioni di controllo puntuali per la verifica della corretta tenuta degli animali.